Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sempre qui su Etecmania con Emilio Primavera. Oggi parliamo di Iliad. Lo so, ormai se ne parla ovunque, però volevo darvi la mia personale esperienza con questo nuovo operatore che è entrato sul mercato italiano, spazzando via la concorrenza a livello di offerta. Però, ragazzi, è tutto oro ciò che luccica, cioè è veramente conveniente passare a Iliad, comunque un operatore nuovo con delle infrastrutture appena diciamo messi in funzione con tutti i problemi del caso. Cercherò di fare le mie considerazioni personali sulla mia esperienza con Iliad e tentando di dare anche dei dati oggettivi circa la copertura, grazie anche a voi che mi avete mandato tantissimi test e di questo vi ringrazio. Quindi cercherò di chiarire diversi dubbi che avete circa questo operatore in questo video. Quindi direi di cominciare e sigla. Ok ragazzi, finalmente risponderò alle vostre domande che mi avete fatto e mi continuate a fare sui social. Quindi ho deciso appunto di fare questo video, così mettiamo un punto su Iliad e andiamo avanti. Allora, intanto cos'è Iliad? L'operatore non è un novellino perché è in realtà un operatore francese che opera da più di 20 anni, appunto il solo francese col nome di Free, ma è sempre lui, Iliad in Italia, che ha deciso appunto di entrare sul mercato italiano e sconvolgerlo sotto diversi punti di vista, visto che ha fatto un'offerta veramente vantaggiosa. E iniziamo appunto dall'offerta, che è la cosa sicuramente più positiva di questa Iliad. Per 5,99 € al mese avrete 30 GB dati, minuti ed SMS illimitati. Quindi ragazzi, sotto questo punto di vista, chapeau. Non è un operatore virtuale come può esserlo Kena Mobile o Poste Mobile, eccetera. Quindi Iliad avrà le sue reti fisiche sparse per l'Italia per garantire la copertura. Al momento, allo stato attuale, in realtà non sono proprio attive le reti Iliad, diciamo le infrastrutture Iliad, ma funzionano con un RAN sharing con quelle Wind 3. Ora, che vuol dire questo? Essenzialmente ad oggi Iliad dice che inizierà ad attivare le proprie reti dal 2019, ma ad oggi già diciamo, la copertura è garantita grazie alle reti. Alle infrastrutture Wind 3. Quindi, se essenzialmente nella vostra zona prende Wind 3, prenderà anche Iliad. Anche se c'è da fare un piccolo appunto, perché evidentemente la copertura di rete che Wind 3 predispone per Iliad è leggermente inferiore, soprattutto per quanto riguarda i dati. Infatti, a parità di copertura con Wind 3, Iliad risulta leggermente più lenta, soprattutto per quanto riguarda il download dei dati. Questo è sicuramente un problema iniziale che Iliad risolverà nei prossimi mesi, soprattutto appunto da quando attiverà le proprie reti indipendenti. Quindi, come inizio, diciamo, non c'è male a livello di copertura. E passiamo appunto proprio alla copertura nazionale, che è forse la cosa che interessa di più a tutti voi, cioè Iliad. Come prende in Italia? Ecco, per fare diciamo dei test un po' più approfonditi, io ovviamente li ho potuti fare solo nella mia zona, anche perché in questo ultimo periodo è circa 3 settimane che utilizzo Iliad e in questo periodo non mi sono mosso diciamo dalla mia città o perlomeno città limitrofe, ma non ho viaggiato, quindi ho potuto testare Iliad solo nella mia zona che è Messina e diciamo dintorni, Messina e Catania. Allora, devo dire che dai miei test, come potete vedere, Iliad non si comporta male qui a Messina. Io sto, diciamo, in centro, anche se in una zona un po' più spostata dal centro, ma risulta sempre Messina centro. E il download di certo non è paragonabile a quello di TIM, però diciamo che prende in 4G e prende bene. L'ho anche testata lungo il viaggio, diciamo, dalla Messina a Catania e salvo rari casi in cui appunto TIM prendeva anche in 4G Iliad
prendeva a malapena in 3G, tutto sommato la copertura era abbastanza stabile. Mi avete mandato anche diversi test fatti da voi da diverse regioni d'Italia. Ora non sto qui a pubblicarle tutte perché sennò il video durerebbe mezz'ora e anche più, e anche perché lasciano il tempo che trovano, nel senso che e ovviamente se io vi posto un test non so di Genova, ovviamente varierà anche zona per zona, quindi non è detto che se quel test va bene anche a voi che state a Genova in una zona diversa andrà allo stesso modo. Quindi purtroppo l'unico modo, ragazzi, lo ripeto sempre, di avere la certezza che nella vostra zona Iliad vada bene è o fatevi una sim come ho fatto io secondaria, nel senso non fare subito la portabilità del vostro numero e fare una sim parallela così da testare il tutto, oppure rivolgersi a amici o parenti che hanno già Iliad, che ormai penso siano in molte persone averla fatta, e provarla nella vostra zona. In generale, ragazzi, la copertura per essere all'inizio è abbastanza buona, questo va detto. L'unico problema che avevamo riscontrato in molti inizialmente era dovuto agli IP. Allora, ragazzi, in moltissimi da subito si sono accorti che Iliad risultava usare degli IP francesi. Ora, Iliad ha garantito che questo problema è stato già risolto, però ancora ad alcuni utenti risulta l'IP francese, quindi cosa comporta ciò? Comporta che purtroppo alcune app come nazionali come Rai, Sky e anche Netflix, che ha un catalogo italiano, purtroppo risultano non disponibili, ossia potete aprirle ma purtroppo verranno bloccate perché risulterebbe appunto una connessione dalla Francia. Nei miei test fortunatamente l'IP è italiano e anche ormai la situazione sembra essersi un po' assestata. Era un problema sicuramente iniziale che ormai è in via di guarigione. Un'altra critica che è stata mossa a Iliad da parte di alcune associazioni dei consumatori è la non trasparenza totale delle sue offerte. In sintesi, praticamente Iliad, come alcuni sapranno sicuramente, aveva promesso ad esempio 30 giga sia in Italia che all'estero. In realtà poi ha corretto la dicitura sul sito specificando che i giga all'estero, ossia nella comunità europea, erano soltanto di 2 giga. Quindi sicuramente Iliad non è fatta per chi viaggia molto all'estero, perché 2 giga potrebbero benissimo non bastare. Un'altra politica non chiara è quella circa la modifica delle offerte attualmente attive. Iliad ha promesso che l'offerta attuale valida soltanto per il primo milione di utenti, anche se io credo che siano stati superati ampiamente, sia solo un modo per velocizzare il passaggio a Iliad. Comunque, a parte questo, dicevo, questa offerta è per sempre, l'hanno sottolineato più volte anche durante la presentazione. Però nel loro contratto c'è scritto chiaramente che Iliad si riserva il diritto di modificare e rimodulare le offerte in corso, salvo quelle non modificabili. Purtroppo non specifica in che modo e quali siano le offerte non modificabili e quali no. Quindi diciamo c'è questo dubbio che l'associazione dei consumatori ha esposto a Iliad. Ci sarebbero anche dei problemi per quanto riguarda la privacy e delle politiche non proprio chiare circa appunto l'attivazione delle nuove sim, soprattutto quelle nei totem, sapete, quelle cabine che ormai sono sparse per tutti i centri commerciali italiani. Per leggere nello specifico tutti i dettagli su questa vicenda vi invito a leggere il link in descrizione dove c'è l'articolo completo. Altra domanda che mi avete fatto in molti è: quando arriverà l'applicazione sul mobile? Allora, ragazzi, per Android ci sono già le app per configurare Iliad e verificare i dati. Su iOS purtroppo ancora no. Però ovviamente è possibile mettere in home con una scorciatoia web il sito, dal quale appunto è l'unico modo per verificare la copertura, e avere una simile web app direttamente sulla home del vostro iPhone, iPad, eccetera. Sicuramente Iliad rilascerà un'applicazione quanto prima, quindi non è un vero problema questo. Penso di aver detto tutto. In definitiva, consiglio Iliad? Beh, allora, consiglio Iliad se
Ovviamente la copertura nella vostra zona è sufficiente, è per chi non viaggia spesso. Purtroppo 2 giga, come ho detto già, non sono sufficienti per chi è spesso in viaggio e quindi forse è meglio magari optare per un'altra promozione con gli operatori attuali, anche perché si stanno già mobilitando per contrastare questa offerta diGa.it e ci sono già diverse offerte interessanti. Vi linko sempre il link in descrizione di un'offerta nello specifico di TIM che dovrebbe essere ancora attiva nel momento in cui sto girando il video e che è veramente interessante. Ragazzi, spero di aver chiarito i vostri dubbi circa Iliad. Se avete altre domande vi invito a farle qui nei commenti e come sempre vi invito a lasciare un like se volete, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare le notifiche nella campanellina per essere avvisati di nuovi video. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao!